One Podcast. Sentirete dire che le deleghe di Raffaele Fitto sono minori, che coesione e riforme che volete che sia in confronto agli affari economici, che alla fine comanda solo Ursula, e invece Giorgia Meloni ha vinto la sua scommessa europea. Non era facile, ma l'amica von der Leyen, seppur rimasta senza i suoi voti, non l'ha tradita. Io sono Annalisa Cozzocrea e il 18 settembre 2024 questo è The Time, dentro la notizia. Raffaele Fitto diventa vicepresidente esecutivo dell'Unione Europea. L'asse tra Meloni e von der Leyen porta il ruolo che la Premier voleva e che prova subito con un tweet di prima mattina, lo ha fatto ieri, a rivendicare come un'Italia che torna finalmente protagonista in Europa. Non è proprio così. La delega agli affari economici di Paolo Gentiloni pesava anche più di quelle attuali di Fitto. Il ruolo di vicepresidente esecutivo, per come von der Leyen ha riorganizzato la commissione, non significa avere sotto di sé tanti altri commissari, insomma, comandare di più, tutto giusto. Ma ci sono delle cose oggettive da riconoscere. La prima è che Gentiloni era stato espresso dal governo Conte, il suo nome per l'Europa faceva parte del patto che fece nascere l'esecutivo giallorosso, dopo che il PD e perfino i 5 Stelle avevano votato per la commissione von der Leyen, la prima commissione von der Leyen. Era quindi il nome di Gentiloni espressione della maggioranza Ursula. In questo caso Meloni si è tenuta fuori dalla maggioranza. Ha deciso, sebbene all'ultimo momento, quando von der Leyen sapeva già di potercela fare, di far mancare i voti di Fratelli d'Italia per la nascita della commissione. Qualcuno dice che sotto banco dei voti sarebbero arrivati, ma insomma nessuno può saperlo. E nonostante questo ha ottenuto quello che voleva. Se non è una vittoria questa e non di Pirro, non si capisce cosa lo sia. Certo, conta il peso dell'Italia e non solo il suo governo, lo ha detto anche Meloni nell'intervista di ieri sera a Bruno Vespa a 5 minuti, ma insomma la partita è stata vinta. E però, molto interessante quel che dice oggi Flavia Perina sulla Stampa, e cioè questo, che l'adesione italiana all'operazione che von der Leyen ha portato a termine con successo, separare la destra conservatrice dall'estremismo sovranista, avrà le sue conseguenze anche da noi, anche qui in Italia, sotto due profili. Il primo riguarda i rapporti con la Lega, che, vi ricordate, è nel gruppo dei patrioti di Viktor Orbán, è esclusa da tutte le interlocuzioni, da tutti i ruoli, quindi ha un ruolo di opposizione assoluta. Sarà, scrive Perina, un lavoro da funamboli circoscrivere quel conflitto alle sedi europee senza che incida nel dibattito e nelle decisioni italiane. C'è poi una seconda conseguenza, più sottile, meno immediata: la scalata alla vicepresidenza esecutiva di Raffaele Fitto. È sempre Perina che scrive sulla Stampa, non un tecnico, un esperto d'area, ma un ministro organico a Fratelli d'Italia, impegna non solo il paese, ma anche il partito di maggioranza relativa ad aprire una nuova fase del suo rapporto con l'Europa. Fitto ieri ha ringraziato von der Leyen dicendo che lui agirà nel pieno rispetto dei trattati, si prepara quindi al fuoco di fila di domande che le opposizioni gli faranno per cercare di metterlo in difficoltà, perché il programma con cui è stato eletto in Italia, il programma di Fratelli d'Italia, è un programma sovranista che non è assolutamente il programma della maggioranza Ursula e della commissione Ursula von der Leyen, così come lei lo ha definito, anche se abbiamo detto che non è che sia un programma chissà quanto ambizioso. Però appunto, dice Perina, sono passi dai quali non si torna indietro, è un addio definitivo all'euroscetticismo che fu matrice della prima Fratelli d'Italia. Quel che verrà dopo non lo sappiamo, ma di sicuro l'era della contiguità con i funamboli dell'Italexit è finita per sempre. Ora io non sono così sicura che Meloni sarà coerente con questa scelta e che non ci siano ancora le due facce, no? Questo gioco di essere in un modo all'estero, in un altro modo in Italia, in un modo in una situazione, magari quando si vota per favorire Orbán, e di agire in un altro modo in un'altra situazione quando si parla ad esempio di Ucraina. Però è vero, sarà più difficile tenere piedi
in due scarpe con un fedelissimo di Meloni dentro la commissione, non ci si potranno tenere le mani libere sui dossier, bisognerà agire con responsabilità col resto d'Europa. Che Meloni intenda farlo, sul serio, tutto da vedere, però questa vittoria ha due facce ed è soprattutto una vittoria di von der Leyen, che ha fatto fuori i commissari di peso a partire da Breton e avrà una discrezionalità molto ampia. Per la sinistra questo è un brutto colpo, non solo perché si sente sottorappresentata nella commissione, ma perché dopo aver visto il premier laburista Starmer venire a parlare di modello Albania con Meloni in Italia, è successo lunedì, e dopo quello che è successo con la Commissione europea, è vero che la premier ha guai interni infiniti anche per colpa di una classe dirigente scelta in un giro ristrettissimo, autoreferenziale, inadeguato, però è vero che ha ottenuto due successi, non da poco, tra l'altro pericolosi per l'unità della sinistra europea. Meloni flirta con Musk, che vedrà a New York, ma si tiene ancora lontana da un appoggio diretto a Donald Trump. Ha una strategia più sottile di quella di Salvini e più insidiosa da molti punti di vista. Se il campo largo, stretto o quel che sia non si sveglia e, seguendo quel che ha detto Romano Prodi, non decide cosa proporre e in cosa credere su tanti temi, dall'immigrazione all'Ucraina, alla pace, al Medio Oriente, il sogno di cambiare il vento rimarrà tale ancora a lungo.